Stasera, quindi eventualmente il materiale resterà disponibile naturalmente per tutti, i consiglieri che ne faranno richiesta, in modo che si possa proiettare e mostrare all'interno delle scuole o dei gruppi che lo richiederanno. Non mi dilungo oltre, do la parola. Ma il consigliere Valcarza mi ha garantito che inquadra solo la presidente Iacu, quindi do, non mi dilungo oltre, do la parola alla presidente che ci spiegherà un po' lo stato dell'arte. Grazie. Buonasera, grazie a tutti di aver accettato il nostro invito ad essere qui questa sera. E questo è praticamente l'ultimo consiglio di zona, se non ci rimane anche il consiglio di zona numero 7, però di fatto abbiamo incontrato tutti i consigli di zona negli ultimi 2 mesi, con l'intento di illustrare quello che è stato fatto, cosa si vorrà fare e i prossimi passi che abbiamo già individuato come azione da intraprendere. Ma prima di tutto vorrei darvi per noi è stata una grande e ottima notizia stamattina. Abbiamo vinto la causa contro il dottor Mauro Bianchi. Risparmiamo un sacco di soldi. Un milione che ci serve, insomma. No, allora in sostanza il dottor Mauro Bianchi è impugnato il licenziamento e cioè, praticamente è stato il dottor Mauro Bianchi che ha fatto causa di danno e ristorazione, perché impugnato il licenziamento che riteneva essere stato effettuato senza giusta causa. E quando ci siamo insediati noi, il nuovo CDA, sembrava che la causa fosse solo quella di doverci difendere dalla richiesta di 430.000 euro da parte del dottor Bianchi per non aver completato il suo incarico di direttore generale a termine dei 3 anni. In questo contesto abbiamo un po' approfondito l'argomento perché il dottor Bianchi è stato licenziato, perché il dottor Bianchi riteneva ingiusto il suo licenziamento e abbiamo chiesto all'avvocato di approfondire l'aspetto della famosa superliquidazione, per la quale in quel momento lui non aveva sufficienti elementi, cioè nel senso in azienda non aveva trovato il giusto sostegno in termini documentali, se non una sola planta testimonianza, e quindi in sostanza abbiamo lavorato parecchio in questi mesi per poter dare elementi. Devo dire che in azienda li abbiamo trovati. E di conseguenza questa causa è stata poi convertita in una causa di opposizione rispetto alla richiesta di indennizzo da parte del dottor Bianchi di 430.000 euro, e ci siamo inseriti appunto per richiedere la restituzione della superliquidazione. Non ci speravamo molto, per questo anche la stessa Santo Liquido, sarà un po' difficile, è impossibile, anche l'avvocato la ritenevano improbabile. Stamattina la sentenza che rigetta il ricorso del dottor Bianchi, quindi 430.000 euro non deve più andare, e non solo, lo condanna alla restituzione della somma della superliquidazione. Noi siamo molto soddisfatti, ah, speriamo. Ovviamente poi ci sarà poi tutto l'iter, sono di opposizione che sicuramente faranno, però che già in prima. Tanto per chiedere, diciamo, per chi non è addetto ai lavori. La causa nei confronti, cioè per chi non ha seguito, diciamo, tutte le puntate precedenti, se voi digitate su Google Parentopoli Milano Ristorazione, vi vengono fuori tutti gli articoli relativi al fatto che durante la gestione del dottor Mario Bianchi, Mauro Bianchi, sono stati assunti in Milano Ristorazione all'incirca 45 tra parenti e affini, e
alcuni dei quali anche quattro persone contemporaneamente, madre, padre e due figli, tutti all'interno dell'amministrazione. Quindi potete immaginare che la situazione che non era... Così, Presidente, possiamo continuare sull'ordine del giorno? Sì, no, era la spiegazione, era la spiegazione dell'ordine del giorno e la situazione di Milano Ristorazione. Se Milano Ristorazione è in questa situazione, si deve anche a questo tipo di situazione. A situazioni che noi abbiamo, che come, non noi come forza politica, ma noi come rappresentanti delle commissioni mense, abbiamo più volte denunciato. Presidente, mi perdoni, scusi se ne interrompo, però cioè, se parliamo di una causa, nello specifico ora parliamo di tutte le cause che abbiano ristorazione ad oggi in corso. Esatto, e poi arriveremo anche. Ci focalizziamo, non ci focalizziamo, proseguiamo sulla presentazione. Presidente della Commissione Educazione, se lei ha l'intenzione di dire una commissione con lo specifico ordine del giorno, abbiamo 20 minuti che stiamo parlando di questa situazione. Proseguiamo, grazie. Comunque faccio presente che qua stiamo parlando di soldi pubblici, quindi i soldi che rientrano nelle casse, soltanto propriamente all'azienda, rientrano nelle casse della società che saranno investite nel servizio di ristorazione per tutta l'utenza scolastica. Non mi pare di poco conto. Bene, allora andiamo nel merito, diciamo, anche della serata. Allora, la Vigio, quindi la ristorazione. Come potete, spero che possiate leggere, non... No, ma si vede. Sì, vedo. Allora, nel sito intanto devo dire che nel sito che è stato ampiamente implementato con tutta la documentazione riferita alle nostre attività, troverete anche la nuova politica che è di indirizzo all'interno per tutta l'organizzazione. La politica che è praticamente la mission. Per quello che riguarda la vision di Milano Ristorazione, il nuovo CDA si è dato come vision quattro punti molto importanti. Inizierei dal basso, quindi sicuramente accentuare la funzione sociale di Milano Ristorazione. Valorizzare il ruolo di Milano Ristorazione per l'elaborazione di livelli comportamentali in tema di gusto, salute, nutrizione, sostenibilità, tra le quali rientra anche la sostenibilità economica, la sicurezza alimentare e sanitaria. Noi sicuramente abbiamo appunto intenzione di ampliare, stiamo lavorando perché non venga percepita Milano Ristorazione come solo una semplice società di ristorazione che eroga dei pasti, cioè oltre all'erogazione di un pasto riteniamo ci sia molto di più. Quindi sicuramente siamo tesi a sviluppare un'offerta che superi il tradizionale ruolo di Milano Ristorazione, che è sempre stato percepito come una società che dà da mangiare, appunto. Alcuni punti sulle quali appunto vorrei focalizzare l'attenzione riguarda appunto l'identità aziendale, la trasparenza, il miglioramento dei menu, l'approvvigionamento delle errate e le eccellenze alimentari, il trattamento delle eccellenze alimentari. Questo solo per trattare alcuni punti, perché sennò appunto dovremmo spaziare su tanti altri argomenti. Devo dire però che appunto questo successo giudiziario a noi conforta molto, perché è comunque indice di un comportamento e di attenzione anche dalla magistratura, a mio avviso molto importante. Noi abbiamo avuto, quello che abbiamo provato al nostro insediamento è stato una situazione difficile sotto il punto di vista della trasparenza e dell'identità aziendale. Questo cosa vuol dire? Che la risoluzione era molto
poco aperta, non aveva nessuna finestra aperta sul mondo, e direi che anche sul sito lo diceva ampiamente ed era abbastanza chiaro in questo senso. E abbiamo ereditato una situazione molto difficile anche nei rapporti con le commissioni mense, con tutti i nostri vari stakeholder, portatori di interessi, e quindi la prima operazione, una delle prime operazioni che abbiamo iniziato è stato quello appunto di recuperare questo rapporto con l'utenza prima del tutto inesistente. Direi che abbiamo trovato una porta già aperta dalla nuova giunta, che aveva già iniziato nel luglio questo percorso, diciamo, di ascolto dell'utenza. Quindi in sostanza noi abbiamo ci siamo trovati a operare una situazione molto difficile di mancanza di ascolto, questa volta di quello da fare la commissione mista, quello che noi dicevamo, cioè, o comunque insomma, mancava questo filo di fiducia e di di colloquio, di dialogo. È passato un po' di tempo, penso che poi nei fatti e nella perseveranza di credere che nel dialogo possa essere affondata tutta un'attività di costruzione del futuro di Milano Ristorazione, tutto questo crediamo che abbia comunque compattato un po' e abbia dato sicuramente molto più fiducia, e su questo appunto noi stiamo lavorando. Quindi per quanto riguarda l'identità aziendale, posso dire insomma che abbiamo lavorato molto appunto su questo confronto continuo con la rappresentanza delle commissioni mensa. Abbiamo implementato il nostro sito con una serie di informazioni prima inesistenti. Rispondiamo ai reclami in maniera, riteniamo, abbastanza puntuale sul rinnovo della fiducia e della soddisfazione delle famiglie. In corso di realizzazione abbiamo collaborato, comunque abbiamo dato anche noi la nostra visione sul nuovo regolamento delle commissioni mensa, che non è stato fino ad oggi mai impostato, sono nei termini di una delibera, ma di un provvedimento dirigenziale, e sicuramente lavoreremo in questi due mesi anche sulla nuova carta dei servizi, che non è stata aggiornata per il semplice motivo che solo recentemente, il 23 di maggio, è stato raggiunto, è stato fatto un accordo consensuale tra il Comune di Milano e Milano Ristorazione per la revisione del contratto, che sostanzialmente è quanto io avevo chiesto subito appena insediata, perché volevo capire bene quali erano i contorni del contratto che andavo a gestire. Quindi è stato fatto questo lavoro molto importante di ricognizione di tutta la corrispondenza intercorsa tra Milano Ristorazione e il Comune, le delibere eccetera, e siamo addivenuti a questo accordo di ripristino delle condizioni contrattuali. Ripristino delle condizioni contrattuali che si traduce sostanzialmente in quanto avevamo già definito e concordato col Comune, ovvero il ripristino dell'acciaio a settembre per il trasporto dei pasti dalle cucine alle scuole, e il parmigiano reggiano che è già stato introdotto in sostituzione del grana padano, e il tonno di provenienza, non di provenienza, prodotto nella comunità europea, e per il quale appunto stiamo facendo adesso delle analisi del prodotto che il nostro attuale fornitore ci ha proposto. E questo è un altro aspetto. Quindi per quanto riguarda la trasparenza, abbiamo appunto, quindi come dicevo prima, implementato il nostro sito web di una serie di informazioni, abbiamo realizzato un codice etico che fino ad oggi non era mai stato preso in considerazione, è stato nominato un comitato etico. E all'interno del bilancio sociale, che è sempre stato pubblicato tutti gli anni, sono state individuate delle informazioni molto più curate e di un numero maggiormente consistente, che riguardano in particolar modo ad esempio la retribuzione dei nostri dirigenti, e abbiamo pubblicato anche nel sito l'elenco degli incarichi professionali assegnati sia in termini di durata che in termini di valore. E abbiamo approvato un regolamento interno per il reclutamento del personale e l'affidamento degli incarichi professionali.
questo regolamento interno per l'adattamento del personale, cioè insomma, per l'assunzione del personale, anche qui torniamo nell'ambito della trasparenza e dell'equità del trattamento del rapporto di lavoro tra tutti i nostri dipendenti, questo è uno strumento che ci consentirà d'ora in avanti di fare delle assunzioni appunto non basate più su simpatie o su rapporti personali di amicizia o di familiarità. Ci tengo comunque a dire che anche l'esempio che ha appena citato la dottoressa è stato risolto, perché uno di questi dirigenti è stato invitato a andare in pensione ed è in pensione adesso dal 1° giugno, il figlio praticamente era ancora nello stesso ufficio amministrativo, è stato spostato a un nuovo incarico peraltro da lui richiesto, e quindi diciamo alcune cose possibili e praticabili le abbiamo già messe in atto. In corso di realizzazione, appunto, abbiamo detto la realizzazione della carta dei servizi, dovremo anche poi adottare un modello organizzativo secondo il decreto legislativo 231 e abbiamo in corso la pubblicazione, prima dell'inizio dell'anno scolastico pubblicheremo anche le tabelle dietetiche di ogni singola ricetta con quindi l'elenco degli ingredienti e le grammature mentali per ogni tipologia di utenza. Sui menu abbiamo già operato una serie di miglioramenti nel corso dell'anno che sono consistiti appunto nell'eliminazione del prosciutto cotto, l'eliminazione del tonno come secondo piatto, un incremento nell'utilizzo dei legumi e cereali, e l'introduzione dello yogurt biologico in sostituzione dello yogurt convenzionale, sto leggendo solo alcuni, la sostituzione nel rispetto delle stagionalità di produzione di alcune verdure surgelate sostituite con analoghi fresche di quarta gamma di produzione italiana e di coltivazione a lotta integrata. Abbiamo introdotto delle verdure fresche di quarta gamma come antipasto e come altro prodotto biologico è stato introdotto il riso semintegrale biologico. Stiamo valutando dei prodotti ittici freschi con un distretto, con un allevamento di trote fresche e stiamo valutando anche altre soluzioni. E quindi anche abbiamo sperimentato alcune nel menù, siamo riusciti a fare un buon tortino di legumi con grande soddisfazione di tutti, anche dei nostri bambini. Per l'approvvigionamento anche sono state introdotte delle nuove regole, innanzitutto tutti i contratti a scadenza per la quasi totalità vanno a gara, mentre prima si procedeva solitamente o a delle proroghe contrattuali per quanto previste dai contratti in corso o a dei cottimi fiduciari e anche degli affidamenti diretti. Diciamo che per la quasi totalità degli alimenti sono previste gare, quindi con l'offerta, con l'aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, questa è la definizione del codice degli appalti, che vuol dire la gara viene aggiudicata al migliore offerente, nel senso offerente che non è solo riferito al prezzo ma è riferito anche alla qualità. Questa è stata la prima gara che abbiamo bandito quest'anno perché i contratti erano in scadenza. Le novità rispetto appunto ai precedenti metodi di approvvigionamento è che intanto sono stati abbassati i requisiti di fatturato e di ammissione in modo da favorire una più ampia partecipazione. Alcuni lotti importanti, sia come quantitativi che come valore che come criticità del prodotto, sono stati suddivisi in sublotti e la durata, come vedete, è una durata molto breve. Questo perché? Perché intanto vogliamo capire se il peso che noi abbiamo attribuito alla qualità anche nella singola spaccatura dei singoli indicatori di qualità che abbiamo individuato erano corretti, e soprattutto per non legarci a un fornitore per troppo tempo in modo tale da avere la possibilità di sganciarci il prima possibile. Quindi siamo ancora, ahimè, in fase di aggiudicazione perché sono stati individuati, sono state aperte le buste economiche, le buste tecniche, sono stati individuati i vincitori provvisori, si dice così, della gara, quindi aggiudicatari provvisori,
stiamo facendo le analisi sui prodotti, ma devo dire che qui abbiamo qualche difficoltà. Segno che però i fornitori forse sapevano, tra virgolette, che non essendo stati fatti sempre pochi controlli, il proporre un prodotto diverso da quello che stiamo chiedendo poteva essere qualcosa sulla quale la mia amministrazione poteva ancora chiudere un occhio. Così non è, ed è per questo la lungaggine dell'aggiudicazione, perché stiamo analizzando e rianalizzando i prodotti che ci hanno sottoposto, verificando anche sia gli imballaggi che le dichiarazioni in etichetta. Per cui temo che alcuni di questi lotti non verranno aggiudicati, altri verranno probabilmente aggiudicati secondi in classifica, e quindi probabilmente forse dovremo andare a ribadire. Questo però lo sapremo molto presto. Sicuramente la preferenza è andata tra i criteri, appunto, quali sono i nuovi criteri che abbiamo introdotto. Sicuramente, intanto abbiamo spostato l'apprezzamento verso la qualità del prodotto, nel senso, prima le gare, quelle poche gare che venivano fatte attribuendo o la valutazione esclusivamente sul prezzo più basso, oppure un margine di qualità di 5, 10, 15, 20 punti al massimo. Abbiamo optato invece per una valutazione di 40 punti alla qualità e 60 punti al prezzo. Sicuramente questa gara ci ha concesso l'opportunità, appunto, di capire che potremo migliorare ancora di più a favore della qualità la valutazione, e quindi sicuramente nelle prossime gare, invece di 40 punti al prezzo, 40 alla qualità e 60 al prezzo, riusciremo a invertire l'ordine, per cui potremo attribuire 60 punti alla qualità e 40 punti al prezzo. E i nuovi criteri introdotti, che comunque verranno mantenuti anche nelle prossime gare che adesso dovremo indire per i prossimi contratti di scadenza a luglio-agosto, sono appunto la preferenza verso i prodotti a filiera corta a chilometro zero, e la possibilità e i criteri minimi ambientali previsti dal decreto ministeriale del 25 luglio 2011, che vanno nel senso della ridurre gli impatti ambientali, e quindi abbiamo chiesto in gara, che erano ovviamente oggetto di valutazione come miglioramenti, la possibilità che il fornitore ci consegnasse i prodotti con dei mezzi di trasporto almeno Euro 4, che il produttore, che invece che veniva favorito il produttore rispetto al commerciante, rispetto a un grosso distributore, che le confezioni ad esempio fossero di materiale riciclabile sia in carta che in plastica, e poi, cosa che però non abbiamo trovato ancora in nessun prodotto, la dichiarazione ambientale di prodotto rilasciata da un organismo che tanto, cioè il famoso carbon footprint, ovvero l'impronta ambientale riferita al rilascio di CO2 nell'atmosfera. Abbiamo appunto dato la possibilità di poter migliorare il prodotto, tanto che in una dei due lotti delle verdure di quarta gamma un produttore ci ha offerto delle verdure di quarta gamma biologiche. Che però, appunto, come dicevo prima, non siamo ancora nella fase di aggiudicazione, perché stiamo valutando il prodotto analiticamente. Le schede tecniche sono state tutte rivisitate dall'Università di Studi di Milano, comunque sono state valutate. La giudica definitiva è condizionata al buon esito dei controlli analitici, come vi dicevo prima, ecco, cosa molto importante, nelle commissioni di aggiudicazione prevediamo d'ora in avanti sempre la presenza di qualificati membri esterni. Allora, per quanto riguarda invece la valorizzazione della realtà produttiva locale, noi avevamo intrattenuto già dei rapporti molto importanti con sia la CIA che la Coldiretti, con il consorzio del Parco Agricolo del Ticino, con una Lombardia, con il distretto agricolo Iserame, che peraltro ieri sera ha donato il risotto in piazza San Fedele per la raccolta di fondi per i terremotati, con Aprile, appunto, con l'Associazione di Piscicoltori Italiani. Stiamo lavorando con il distretto agricolo Iserame, ancora oggi abbiamo provato tre tipologie di riso, e stiamo lavorando appunto per fare
delle trattative, cioè il decreto legislativo 228 del 2001 ci consente di poter stipulare dei contratti diretti con tipologie di produttori, appunto che sono quelli del Parco Agricolo Sud e del Ticino. Abbiamo siglato proprio l'altro giorno la fornitura di polpa di pomodoro con il consorzio Calasco del pomodoro, con sede nella provincia di Parma e aderente al Coldiretti. Come sapete, abbiamo, proprio perché l'iniziativa particolare è stata in occasione della strage di Capaci, abbiamo acquistato prodotti da Libera Terra, era una pasta biologica e un succo di qualità decisamente molto elevata, e appunto perché, come dicevo prima, insomma, riteniamo che sia un compito della ristorazione anche comunicare, quindi educare, contribuire, avere l'occasione, insomma nessuno ha a disposizione una famiglia bambini come noi, e quindi riteniamo che possiamo collaborare anche a un'educazione che non sia solo quella appunto nutrizionale, ma anche ambientale e di legalità. Quindi, come dicevo prima, i miglioramenti attuati sono stati già introdotti il tonno e lavorato in uno stabilimento CEE e il parmigiano reggiano. Per quanto riguarda invece le eccedenze alimentari, come sapete, appunto, noi abbiamo fatto questo lavoro per quando abbiamo presentato per il convegno a fine marzo di valutazione degli scarti alimentari, per il quale tutto sommato il valore assoluto, insomma, non mi hanno detto che sono stato molto coraggioso a dare questi numeri, ma in effetti li ho dati volutamente perché volevo che, insomma, l'opinione pubblica o i cittadini milanesi si rendessero conto di quanto tutti dobbiamo essere impegnati in un lavoro di non di educazione alimentare, ma di sensibilizzazione verso un consumo critico degli alimenti a tutti i livelli, cioè famiglia, scuola e in tutte le altre situazioni. Però ecco, tutto sommato, insomma, abbiamo rilevato che il tradimento non è poi così come si parla ogni tanto. L'abbiamo misurato in un modo scientificamente attendibile e abbiamo potuto dire, insomma, che tutto sommato i nostri menù sono rientrano in un'accettazione più che normale rispetto ad altre comuni d'Italia dove addirittura buttano via più del 50%. Quindi sicuramente per eliminare queste eccedenze alimentari abbiamo già sottoposto all'ASA una revisione delle grammature, per il quale si è espresso un parere favorevole sia per quanto riguarda le materne che per quanto riguarda l'alimentare. Dobbiamo ritirare un attimo quelle dell'infanzia, del primario, delle secondarie, quelle delle secondarie dobbiamo sistemare un attimo, ma quindi direi che ci siamo. Mi chiedo, se avendo rivisitato le grammature, mi chiedo adesso conti alla mano che cosa stiamo erogando, ammesso che il bambino mangi tutto quanto gli viene proposto. Sicuramente molto al di fuori di quelli che sono le linee guida nazionali per la ristorazione scolastica previste dal Ministero. Quindi abbiamo revisionato le grammature, per cui speriamo che da settembre non ci siano più avanzi nei contenitori termici consegnati alle scuole. Speriamo, stiamo lavorando sul miglioramento del menù, adesso questi due mesi sono di costituzione di tavoli tecnici nel quale lavoreremo prima di tutto sulle diete, sul miglioramento dei gradimenti inteso come valorizzazione della ricetta, e su questo molto ci potrà aiutare il nostro nuovo direttore generale, che ha una grande esperienza nella, diciamo, nella ricerca e nel miglioramento del prodotto. E quindi niente, quindi speriamo comunque anche di ampliare il coinvolgimento di siti cibo, comunque il coinvolgimento delle scuole per il ritiro degli avanzi alimentari che attualmente sono frutta e panni dai nostri territori. A Milano Ristorazione viene chiesto anche di dotarsi di un suo progetto di educazione al gusto, di educazione alimentare, a me piace chiamarlo più di educazione al gusto alla salute, ed è per questo che siamo in contatto con una serie di istituzioni. La mia
mia personale ambizione era quella di poter riuscire a, e forse speriamo, forse ce la faremo, perché ho trovato un interlocutore sensibile sull'argomento. Il tema è che sia regione, che provincia, che comune, che tante associazioni onlus fanno nelle scuole una serie di attività, tutte molto però disaggregate in modo ampio. Quindi, se noi tutti lavorassimo insieme per individuare anche più percorsi, anche con più modi, però dove insomma si dà un senso a quello che si sta facendo, in modo tale che Milano Ristorazione potrà essere chiamata a fare la sua parte e gli altri enti la loro, e soprattutto insomma fare in modo che questi progetti di educazione alimentare o a gusto alla salute possano usufruirne la più ampia utenza. Quindi, i prossimi miglioramenti, come vi dicevo, la ritorsione della gastronomia in acciaio, il passaggio del rapporto qualità-prezzo da 60-40 a 40-60 e il conferimento delle stoviglie non uso nei sacchi gialli per il riciclo. E come sapete, appunto, c'è stato questo accordo alla Coreto per il quale dal 1° di maggio è possibile conferire nei sacchi gialli per il riciclo tutto lo stoviglione non uso presente sulle nostre tavole. Andiamo per dover incontrare, proprio ci siamo già visti con ANSA e dovremo proseguire nel nostro incontro tecnico per verificare le migliori condizioni di recupero in modo tale da ridurre i volumi da fare in modo insomma, che i sacchi gialli non sostino a lungo al di fuori del nell'ambito scolastico, ma sempre all'esterno del settore scolastico. Un breve resoconto, poi ho finito, quindi lascerò la parola a voi, solo altre due slide, attività svolte, una serie di attività, insomma, facendo questo elenco ci siamo accorti insomma, che un po' di cose ne abbiamo fatte in questo breve periodo, che riteniamo breve perché insomma siamo arrivati a fine settembre, abbiamo avuto un po' di resilience standing fino a dicembre-gennaio e poi a febbraio finalmente abbiamo iniziato a lavorare con grande pena. E quindi queste sono una serie di attività che abbiamo potuto svolgere in questo periodo anche con la collaborazione direi di diverse parti, in particolare anche dei genitori, abbiamo aperto le cucine in occasione della domenica ambientale, alcuni genitori con la collaborazione della scuola di nascita si sono prestati a questo lavoro di laboratorio di cucina con i bimbi che è stato veramente molto 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 bello, che intendiamo replicare. Progetti in corso di definizione, invece, appunto come dicevamo, la raccolta differenziata, stiamo aderendo a un progetto, un passo a tavola per la valorizzazione e rilancio dei mercati comunali coperti, aderiamo a due progetti universitari, uno che si chiama Bio Regione, per la valorizzazione appunto del prodotto biologico che parte dal censimento di quello che il territorio locale è in grado di offrire come filiera corta e chilometro zero biologico, sul quale devo dire noi non riusciamo ad avere un grande riscontro. Chilometro zero sì, ma ahimè è quasi tutto convenzionale. Partecipiamo a un progetto europeo, un bando europeo che è per recupero, quindi per il recupero degli sprechi alimentari. E partecipiamo anche a un progetto di cooperazione internazionale in Brasile e poi cosa dirvi, appunto dicevo abbiamo sul tavolo tecnico sulle diete sanitarie in corso, il mercato dei servizi, il nuovo bilancio sociale, il sito internet nuovamente arricchito anche con le news provenienti dal comune di Milano, la definizione speriamo che sarà veramente quella commissione di Nenza, l'indagine conoscitiva, ecco quello che cercheremo di mettere in piedi e speriamo di riuscirci è questa indagine conoscitiva su tutte le scuole di Milano per capire tutti i progetti di educazione alimentare che sono stati fatti, che sono in corso e che sono in procinto di partire, per capire anche cosa c'è e per capire chi lo sta facendo e quindi capirne anche il valore per poterci in qualche modo poi per poter poi effettivamente condividere i progetti condivisi. E il rilancio del centro cultura San Martino con sistemi produttivi innovativi, come vi dicevo, tavolo tecnico per il miglioramento gastronomico e tratto alimentare e stiamo mettendo a punto anche una serie di interventi di comunicazione che chiamiamo strategica, ma in realtà hanno dei contenuti
contenuti rivolti all'utenza, insomma, questi due mesi, e poi la formazione per i cuochi che stiamo facendo, faremo adesso a giugno, che è il momento migliore per noi di fare formazione, perché le cucine in buona parte sono chiuse, per il responsabile del refettorio e quelli che vengono chiamati propriamente sollevatori. Stiamo verificando se riusciremo a fare in tutto in parte la distribuzione della frutta a metà mattina e niente, insomma, io direi che insomma, ho fatto un po' una panoramica di quello che abbiamo fatto, di quello che vorremmo fare, e quindi lascio la parola, grazie. Innanzitutto ringrazio la Presidente Iacono per questa presentazione molto esaustiva. Per quanto riguarda la frutta a merenda, è veramente è sempre stato uno dei miei obiettivi, perché io ho fatto il primo controllo mensa per la scuola dei miei figli nel 1989 e l'ultimo l'ho fatto nel 2006. Quindi sono una veterana dei controlli mensa. Nella scuola dei miei figli, la Cesari, da sempre si distribuisce la frutta merenda per un accordo che aveva radici profonde e che è stato mantenuto anche dopo l'avvento della Milano Ristorazione, perché quando tentavano di toglierlo operarono uno sciopero della retta, del pagamento della retta, e ci fu restituito. Ora, nella scuola Cesari l'avanzo di frutta è pari a zero, perché siccome i bambini non hanno alternative per la merenda, perché con un accordo con i genitori nessuno porta merendine, e l'alternativa che è presente in classe sono solo dei pacchetti di crepe a disposizione della maestra, che distribuisce solo in quei giorni in cui c'è lo yogurt o un'altra cosa che non può essere distribuita a metà mattina. Di conseguenza si arriva anche al pasto con molto più appetito, e anche il consumo del pasto è più... è più facile che si abbiano meno avanzi, perché logicamente un bambino non si è portato il focaccione ripieno o quelle altre cose alla crema che si vedono nelle cartelle dei bambini. Questo è una cosa che è veramente sempre stato un mio cavallo, l'ho visto proprio. E tra l'altro c'è un progetto della scuola Moscati preparato da un ex mamma delle commissioni mensa, che prevede un costo veramente irrisorio. Questa mamma si chiama Stefania Magni e aveva preparato questo progetto per il quale addirittura la frutta veniva anche porzionata, in qualche caso sbucciata, e il gradimento saliva ancora di più, perché chiaramente non avendo a disposizione grandi strumenti di taglio né coltelli né niente, è chiaro che la frutta porzionata ha un gradimento superiore. Per quanto riguarda invece il centro cucina San Martini, te che l'avete rilanciato, allora il centro cucina San Martini, se non erro, doveva costare 12 milioni di euro e ne è costati 21. È un mega centro cucine molto avveniristico, però fin dall'inizio ho sempre avuto problemi e vorrei sapere come siamo messi adesso con questa situazione. E poi il discorso scodellatori. Allora, per gli scodellatori c'è un problema che c'è sempre stato, cioè il fatto che queste cooperative non sempre hanno una cura nel selezionare le persone, ma anche quando queste sono persone validissime, spessissimo sono mamme della scuola stessa,
che lo fanno non vengono comunque adeguatamente formate, in qualche caso non vengono attrezzate con il materiale necessario, scappate infortunistiche eccetera, e in particolare essendo dipendenti di cooperativa hanno molta paura nel segnalare problemi eventuali perché rischiano materialmente il posto. Ecco, questa è una situazione. Io sono sempre stata dell'idea che il personale di scodellamento andasse assunto direttamente da Milano Ristorazione, che questa gestione tramite cooperative sia uno degli elementi di criticità del servizio, e mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi. Magari accumuliamo un po' di domande, di interventi e poi naturalmente se qualcuno è contrario che il suo intervento venga registrato non fa altro che chiedere al consigliere La Terza di spegnere la telecamera. Grazie. Consigliere Santelli. Io penso che in questo anno tante cose sono state fatte positive, soprattutto la partecipazione dei genitori. Voglio un attimo ritornare un po' sul parmigiano, perché forse io non capisco perché è importante il parmigiano. Io per 3 anni ci ho chiesto. Posso finire? Posso. Perché c'è tutto il parmigiano, come se i bambini non avessero il formaggio sulla pasta. E il contratto di servizio a prendere le neve per farmi giallo e giallo, so che i bambini di Milano sembrano che erano malati, continuo conservanti, sì. E quando noi abbiamo chiesto al vecchio presidente Predolin di introdurre il parmigiano, lui ci ha detto ma se lo mangia Ginevra lo può mangiare anche i bambini di Milano, e lui ha detto presidente, ma chi è Ginevra? È un cane. Quindi questa era quello che il rapporto che avevamo noi con cui si trattava il presidente di transazione, quindi paragonare i nostri bambini al suo cane, forse è più importante il suo cane. Vabbè, riprendere un attimo il discorso di prima, penso che tante cose sono state fatte. Mi è piaciuto anche il come avete risolto il problema della mostrella blu, riuscendo a rescindere dal contratto con la società che forniva le mozzarelle, cosa che non è successa nella storia di Milano Ristorazione, nonostante tutti gli standard che sono successi, come anche la lasagna con il pelo, oppure tipo i ritorni, le ritorni all'ammoniaca. Nonostante i genitori sono sempre lamentati, nonostante questi scandali alimentari, le società sono uscite dalla porta e rientrate dalla finestra con altri appalti. Quindi stiamo andando proprio nella direzione giusta. C'è ancora tanto lavoro da fare, come io nelle sue slide bellissime non ho visto, non ho sentito la parola biologico. Era anche quello un lavoro che in questi 4 anni dobbiamo cominciare a pensare, a vedere come poter cercare di introdurre più prodotti biologici. Certo, c'è lo yogurt biologico, i latticini biologici, però non basta. Io penso che sia importante soprattutto gli alimenti, le fontine animali biologiche, che non solo frutta e verdura, ma anche le fontine animali, forse sono più importanti che siano biologiche. Io ho davanti un bellissimo menù della Piccadia, in cui ci sono delle postille che si rifanno alla raccomandazione dell'OMS, in cui l'ASL chiede di non introdurre salumi, carne conservata, bastoncini di pesce, crocchetti di pesce. Si potrebbe anche prendere questi esempi di biscuiti, se vuoi io le posso anche mandare via. Comunque sono degli esempi virtuosi per poter migliorare. Discorso plastica, la plastica, sono d'accordo, è giusto per il discorso del riciclo, però da quello che io ho potuto sapere, sui
informata, non tutta la plastica che noi recicliamo può essere, cioè, tutta la plastica che noi raccogliamo può essere riciclata. Una parte di plastica deve andare ai genitori. Quindi non tutta la plastica va, viene poi usata per fare altra plastica. Io ho visto anche, sono entrata nel sito dell'ANSA, che anche loro stanno andando nella direzione di diminuire i rifiuti, anche loro nella direzione di riciclare la plastica, e loro hanno deciso di introdurre nella loro mensa i piatti di ceramica, di eliminare i piatti in plastica e di introdurre ceramica, e dai bicchieri poi sono in materiale biodegradabile, cosa che in realtà ancora non c'è, e i piatti sono in plastica. Ho visto per realizzare un pezzo sul gelato, come mai c'è un pezzo sul gelato? Perché c'è sempre il problema della zona del freddo, meno alimenti soggetti prendiamo, meglio è. Io preferirei più un pezzo sotto vuoto. Sotto vuoto, nei contenitori di vetro. C'è sempre il problema delle strade. Riguardo Fare 2000 paralleli, il discorso di Torino non deve essere parallelo a un'alimentazione convenzionale, alimentazione per vino, a una giusta alimentazione. Grazie. Grazie. Consigliere Ferrari. Grazie Presidente, e ringrazio il Presidente Iacono di essere qui questa sera, di aver presentato tutte quelle che sono le modifiche, le intenzioni di miglioramento del sistema di Milano Ristorazione. Faccio un particolare apprezzamento a quello che è il nuovo sistema di bandi. Sono da sempre un forte sostenitore dell'idea di privilegiare sicuramente quelli che sono i passaggi a favore della qualità e non della validità dei costi. Uno, perché si può così pensare di favorire quelle piccole aziende che danno più spazio forse alla qualità e meno alla grande distribuzione, e quindi sono orientato perfettamente in questa ottica. Apprezzo anche appunto che sia stata abbassata la soglia di partecipazione ai bandi, che mi fa estremamente piacere. Avevo alcune domande anche da porre al Presidente Iacono. Non sono un tecnico, quindi volevo capire esattamente che cos'era la carta dei servizi. La seconda domanda è: per quale motivo è stato eliminato il prosciutto cotto? Io devo fare questo. La terza domanda invece è nell'ottica del modello organizzativo, quindi avevo necessità di capire come verrà impostato il modello organizzativo, dato che il modello organizzativo è basato su alcune nomine che verranno effettuate dai componenti dell'organismo di vigilanza. Volevo capire se il regolamento ai dipendenti rispecchierà anche quella che è la nomina per i membri del modello organizzativo, quindi dell'organismo di vigilanza. Cioè si farà un focus sui curriculum delle persone che faranno parte dell'organismo di vigilanza, come ci ha già anticipato per quello che riguarda i dipendenti.
altra domanda. Da quello che si diceva dalle dichiarazioni che aveva fatto prima lei, si era appunto che le commissioni per la selezione del prodotto erano composte da qualificati membri esterni. Ora, per qualificati membri esterni possiamo intendere la parola di consulenti? Quindi se possiamo analizzare questo termine, quindi come consulenti possono essere definiti dipendenti freelance da parte di Milano Ristorazione, che quindi potrebbero bypassare direttamente il regolamento che avete fatto, perché non sono dipendenti ma sono persone esterne al regolamento, perché non dipendenti in quanto consulenti. Quindi volevo capire come venivano scelte anche queste persone, sempre perché stiamo parlando di soldi pubblici. Volevo appunto avere un focus su queste persone, se verrà analizzato il corso sonoro delle persone e verrà diretto un bando per la ricerca di questi qualificati membri esterni. L'ultima domanda che vi faccio invece non è una domanda, un chiarimento, perché è stato poco chiaro, non ho capito. C'è un progetto in Brasile che Milano Ristorazione sta portando avanti. Se vuole magari esporsi di che progetto si tratta, dato che mi piacerebbe capire cosa possiamo offrire noi a Brasile. Grazie. Grazie. Ciao, Bruno. Sì, io ho trovato l'illustrazione che lei ha fatto molto esaustiva e molto interessante, soprattutto molto chiara. Diciamo, quindi possiamo dire che la ristorazione si è fatto, e questa è una cosa importante, perché ormai avevo un nome prima che era caduto piuttosto in disgrazia. Ho trovato una cosa molto interessante che lei ha detto, se questa è la nuova filosofia aziendale, non posso che congratularmi, cioè il fatto che gli utenti, non i bambini, ma sicuramente i loro genitori, imparino a vedere Milano Ristorazione non soltanto come un'erogatrice di pasti, ma un'azienda che attraverso la distribuzione di pasti educa anche, come ha detto lei, alla buona salute, no? a un modo diverso, una qualità di vita diversa anche nell'alimentazione. Poi non mi avventuro, lei ha dato una serie di dati impressionanti anche sul fatto, appunto, prosciutto cotto e tutto questo, non mi avventuro in queste cose. Io ho fatto per 7 anni il presidente del consiglio di circo con i miei figli, che adesso hanno 24-20 anni, andavano a scuola, quindi hanno frequentato le mense, che io ho frequentato le commissioni mense. Lei ha detto giustamente, noi abbiamo a che fare con 80.000 bambini, e 80.000 bambini sono anche probabilmente, dietro i bambini ci sono i genitori, dietro ogni genitore c'è una testa diversa, no? Per cui a me piace molto questa cosa, e mi piacerebbe che il discorso che lei ha fatto qua questa sera sui dati a largo sulla filosofia aziendale potesse arrivare alla maggior parte dei genitori, no? Perché poi, adesso io non voglio essere polemico, però mi rendo conto di una cosa, frequentando anche le commissioni mense, parlo di 20 anni fa ormai, qualcosa in meno, io mi sono imbattuto anche in genitori, perché ci sono genitori che ragionano con la testa, altri che ragionano con altre parti del corpo, mi perdoni, per cui io mi sono imbattuto in genitori che pretendevano che praticamente l'erogazione di pasti da parte delle cucine scolastiche, avevano scambiato le cucine scolastiche per degli alberghi comunque per casa loro, no? Nel senso, io sono stato chiamato una volta perché un cuoco mi ha chiamato e mi ha detto, un genitore che era lì a controllare, faccio solo un esempio, no? Cioè il fatto, era lì a controllare, praticamente a un certo punto questo genitore gli ha detto, no, ma io però le uova non le cucino mie, così è il mio figlio, no? Perché questo qua si deve fare, io le faccio così. Quindi voglio dire, è difficile poi accontentare tutti, e secondo me noi dobbiamo badare, voi dovete badare, come state facendo, credo, a migliorare sicuramente il servizio,
ad essere essenziali, a dare cibo di qualità, e poi sarà difficile comunque accontentare tutti, perché adesso non me ne voglio venire anche a San Giuliano, però il pesto sul gelato, queste cose qui, cioè non vedere se li mangia a casa sua. No, non lo dico in tono polemico, però teniamo sempre conto che sono messe scolastiche dove vengono servite migliaia di pasti, no? Adesso il parmigiano reggiano, il gran padano, ok, va benissimo, sono contento che sia stato introdotto il parmigiano reggiano anziché quello padano, ma quell'altro sicuramente non è che faceva schifo, cioè voglio dire, intanto avevano il formato. Per cui voglio dire, attenzione alle esagerazioni, perché non vanno bene. A me interessa che i bambini mangino in modo decente e in modo qualitativo. Dopodiché è chiaro che non si può accontentare tutti, perché sennò se i bambini non a casa mangiare hanno risolto ogni problema, nel senso che a casa loro mangiano quello che fanno. Dopo facciamo un altro giro se c'è tempo. La cittadina Rasmus? È molto importante che dici qualche cosa del rinnovamento della nostra società. Mi auguro che continui quella direzione. Due domande dalla sua ricchissima relazione. Due domande. Uno, come avete gli strumenti? Esiste lo strumento del rapporto diretto con la scuola? Esempio, c'è il genitore che dice mio bambino non mangia spinaci. C'è niente da fare. E questo è un altro genitore che più avventatamente, forse sì, forse no, dice a casa mia non si mangia, nel nostro per abitudini culturali non mangiamo carne di maiale, oppure non è caffè o qualcosa del genere. E che strumenti ci sono o esistono eventualmente alternative? Penso che oggi questo sia un problema di ragazzi, non tanto la prima parte, che il mio bambino non mangia le cose, mia mamma diceva sempre si mangia perché viene in tavola, e credo che sia la più, l'ho applicato anche con i miei figli, però le incompatibilità culturali sono un po' diverse. E la seconda, cioè che strumento c'è per affrontare questa situazione? E la seconda domanda riguarda invece, siete molto attenti alla qualità eccetera eccetera, ma abbiamo degli strumenti sempre per individuare i bisogni nutrizionali della popolazione che cambiano, non so, certe società esiste il problema anche da noi secondo me dell'obesità per esempio. Cioè oltre alla funzione sociale abbondantemente sottolineata e esplicitata anche, mi sembra ci sia anche una funzione educazionale proprio in questo senso. Che indagini ci sono, alcune cose credo, lo dico da cittadino che va al supermarket e vede la mamma con i bambini. Si è fatto un'adeguata lotta a vedere i bambini. Mi permetto solo una brevissima annotazione. Milano, la città di Milano, ha la dieta etico-religiosa, kosher, cioè per i bambini di religione ebraica, per i bambini di religione musulmana e per i vegetariani, a partire dagli anni 70. Cioè è stata una delle prime città in Italia ad introdurre la dieta etico-religiosa per i bambini. Inizialmente la proporzione era l'inverso, cioè erano più bambini di religione ebraica che quelli di religione
attualmente, sia perché molto spesso i bambini di religione ebraica frequentano scuole private ebraiche, sia perché comunque la popolazione di religione musulmana a Milano è di 100.000 unità, è chiaramente cambiato il rapporto, però è dagli anni 70 che Milano fornisce la dieta etico-religiosa a tutti i bambini, tutte le famiglie. E la possibilità di alternative di fronte a cedere, cioè che bambino c'è via poi. Certo, e quella è la dieta, c'è la dieta sanitaria, c'è la dieta sanitaria e la dieta etico-religiosa, che sono dagli anni 70 che vengono fornite. Vicepresidente Esposito. Ascoltando l'intervento della Teresa Giacomo stasera in preparazione di questa commissione, è venuto in mente la celebre frase di Feuerbach, l'uomo ciò che mangia, chiaramente quella faccia riferimento a un contesto culturale molto ampio, però è vero che l'uomo ciò che mangia, parlando in termini un po' spicci, e il compiaccio dell'attenzione dedicata a questo tema. La mia è una domanda da un lato un po' nostalgica, ma comunque intrisa di una sua curiosità. L'uso del latte, ma non è il latte che è definito più un alimento che non una bevanda, giustamente, visto il suo apporto nutrizionale. Quando io facevo le scuole, bevevo molto volentieri, vedevo che era un prodotto che non tutti, ma molti bevevano con piacere, consumavano con piacere. So che la ricetta dell'acquisizione da parte del gruppo Cannarolo di Città del Latte ha portato dei cambiamenti sull'utilizzo di questo alimento, sulla proposizione di questo alimento nelle diete delle scuole, e dico solo che ci sono esempi comunque che permangono, per esempio la regione Lombardia, a Brescia, per il fatto che la centrale è rimasta di proprietà del comune. Allora, capire cosa ne pensa nella ristorazione di questo alimento, generalmente considerato, soprattutto in fase dell'infanzia, la crescita è un alimento importante per il basso contenuto di grassi, per il basso apporto calorico, ma per la grande esposizione di energie che lo caratterizza. Un'altra cosa, siccome si citava la dieta per soddisfare esigenze di carattere culturale e religioso, se non sono informato su questo, chiedo solo se perché si mangia anche magro, come prevista l'alimentazione del venerdì, ossia il giorno considerato da alcuni il giorno in cui non si consuma carne, se viene considerata nella elaborazione del menù una opzione, insomma, degna di nota. No, cioè il cittadino Santo Libri e poi consigliere Pellegrini, poi diamo modo di rispondere e poi gli interventi di Renata e anche la cittadina Campeggi. Ho fatto la dottoressa Iacco che non ce la concentrata più su meglio, però come in tutte le leggi economiche della reata che c'è anche dopo, perché tutto il lavoro che ha fatto lei vuol dire che lei ha 5 persone sotto da 100.000 euro che hanno lavorato poco, e qua bisognerebbe anche riportare il libro di produzione, perché tutto il lavoro che sta facendo lei adesso, anche la dottoressa Serenella Campana, vuol dire che avete le persone che hanno avuto comportamenti mediocri, che se ci fosse stato un altro risultato a giugno avrebbero continuato col medesimo comportamento di prima. Io spero che questo ne tenga conto. Poi vado alle domande, perché lei sta lavorando tanto, ma le altre 5 persone avrebbero dovuto fare un audit e preparare questo non va, questo non va, questo non va, e questo non l'ha fatto, questo è grave. Io spero che questo ne tenga conto, perché mi sembra che queste 5 persone stanno facendo solo cartazzo delle violenze. In realtà avrebbero dovuto presentare un documento dicendo: io sono un dirigente, queste sono le criticità. Lei se avrebbe trovato un documento già pronto, avrebbe potuto lavorare. E invece sta facendo audit, monitoraggio di secondo livello. Questa è la premessa. Le mie richieste sono queste. Allora, sulla 231 bisogna lavorare velocemente, perché avevo già dato a Luca Radice l'articolo del Sole 24 Ore che è uscito il 31 gennaio del 2011, dove per una sentenza della Cassazione le SPA comunali, io può confermare, dovevano già dotarsi della 231. Per cui, come dicono in Germania. Zona 3,
aspetto una risposta concreta sulle pene argentine e pregherei domani di raccontare tutto alla dottoressa Stefania Campana, perché abbiamo verbalizzato che avrebbe recuperato il famoso 20% che Cuba 2 milioni di euro sul contratto del 10 milioni di euro. Siccome è scritto, me lo chiedono e io ho detto alla dottoressa Angela, perché siamo scritti, stasera lo chiedo alla dottoressa Iacco. Siccome non lo vedono ancora nelle slide, lei l'ho sempre detto, il vertice apicale può decidere quello che vuole, però l'abbiamo verbalizzato, lei ha promesso che ci aiutava in questa cosa, anche perché deve dare quella persona lì, non facciamo un bel segnale, che o obbedisce o se no di distaccamento. Ci siamo stati un linciaggio pubblico, cioè si parla di italiano, non ha proprio di cosa sta dicendo, cioè lo spiego a fare due Ferrari, il signor Santolitico è un rappresentante eletto delle commissioni mense, come d'altronde. Però non lo sapevo, quindi. Ho sbagliato io, infatti sto ovviando all'errore fatto nella presentazione, spiegandole appunto che essendo un rappresentante eletto delle commissioni mense, quindi una delle 18, giusto, persone che rappresentano le commissioni mense in tutta Milano, eletti da tutti i membri delle commissioni mense, utilizzano diciamo, alcuni strumenti, alcuna documentazione che con gli anni e con le nottate in bianco ha regredito. L'utilizzo di cui sta parlando delle pere argentine fa parte di un contratto. Non sarebbe consentito utilizzare le pere argentine e fa parte di un appalto molto grosso che è stato assegnato alla vigilia del cambio di amministrazione. È un appalto di 3 anni, giusto? E quindi questo crea un grosso problema sul quale la dottoressa Iacona in incontri precedenti aveva detto che avrebbe cercato diciamo, una soluzione. Comunque sia sarebbe gradito evitare gli incendi pubblici. Grazie. Non c'è questo lavoro lì. Cioè, vado avanti con la. Allora, la ringrazio l'Istituto del bilancio 2011, perché è la prima volta in 12 anni che viene pubblicato il bilancio 2011, perché sennò avremmo dovuto attendere novembre per il bilancio sociale. C'è una cosa che mi preoccupa e secondo me lo dovrà spiegare bene nel bilancio sociale, il giochino del bidellaggio e della pulizia delle scuole, perché lei quest'anno si è trovato con una gestione operativa di meno 1,3 milioni, vuol dire che il core business è? Il passaggio da IVA dal 20 al... La gestione operativa ha chiuso con meno 1.349.000 euro. Ho telefonato pure a Angela Radice che mi ha confermato. Questo perché vuol dire che il core business dei ricavi non ha coperto sufficientemente i costi. Sono andato a vedere qual è l'elemento. Sono il contratto del bidellaggio e della pulizia delle scuole d'infanzia che essendo entrato a regime ha picchiato un 5 milioni di euro in più di costi, per cui cosa avete dovuto fare per andare in pareggio? Smobilitare il fondo dell'istituto per ristrutturazione delle cucine per 2 milioni e 6 e portare in pareggio 182.000 euro, però non vorrei che si sbaglio. Ok, detto questo le chiedo questo, può isolare il prossimo viaggio sociale tutto il discorso del bidellaggio e della pulizia per far vedere che è stato fatto un contratto che ho fatto a Milano Ristorazione, ma va solamente a drenare risorse finanziarie e quindi il core business che è la ristorazione di fatto si trova una palla al piede che è tutto questo global service. Non so se sono stato chiaro. Consigliere Pellegrini. Mangiano nelle mense dove Milano Ristorazione offre i servizi. Tanto ringrazio il Presidente e ringrazio anche i colleghi del Presidente che sono intervenuti. Mi sembrano genitori. Nulla da dire sulla relazione, c'è tanto lavoro. Io auspico che poi venga veramente fatto questo cambio di rotta, questa nuova gestione, perché comunque la città
cittadino, anch'io apprezzo il lavoro delle persone che vogliono portare anche a livello economico, a livello di bilanci, di trasparenza. E su questo noi saremo con Lega Nord nel nostro piccolo di controllo di, nelle varie fasi del comune e consiglio a vigilare che questo avvenga. Quindi facciamo anche gli auguri. E rientrando invece a bomba sul problema dei vini, io adesso avevo delle domande, mi sono scritto. Una era del cotto, è piaciuto cotto per quale motivo non si mangia, dato che è un buon prodotto, anche il prodotto nazionale, è piaciuto cotto. Poi, esperienza dei vini, è da un anno, quindi da quando si è insediata la nuova gestione, che sono cambiate molte cose. Allora, sta di fatto che degli ingredienti sono veramente innovativi e forse hanno bisogno, suggerisco, un aiuto, un sostegno, tra virgolette, psicologico, nel senso che i piatti nuovi non sono dei capricci del manager o di qualche signorina che vuole inserire dei piatti che fanno anche un po' così chic o fanno un po' moda. C'è un problema di nutrizione, ma c'è anche un problema di gusto e di cibo e di fame, cioè i bambini devono mangiare. I miei due bimbi, non sono bambini a cui do le biscottini o le merendine, sono bambini che vengono fuori alle 4:30 affamati. Quindi mi chiedo come mai lo dico. Purtroppo manca un po' gusto, nel senso stiamo attenti a non esagerare, come avevo appunto detto prima mia nonna. Attenzione, queste rivoluzioni si fanno gradatamente, perché anche il gusto del mangiare, il piacere, il condimento, i gusti, i sapori sono importanti per i bimbi, perché la consapevolezza del bimbo di mangiare qualcosa di nutriente magari non è a livello di un adulto. Esempio, il cavolfiore, il finocchio, le carotine, tutte queste cose sono buone, però diciamo che i bambini vanno un po' aiutati, perché se no rimangono tutte là. Voi non mi avete riportato i dati degli avanzi, ma io nella mia scuola sono andato a dare un'occhiata agli avanzi e le verdure sono una voce da vedere. Veramente i bimbi non toccano, toccano pochissimo. Quindi che ben venga il nuovo, la nuova impostazione, l'inserimento di nuove verdure, però attenzione, non deve essere un capriccio nostro, noi siamo adulti e consapevoli di quando andiamo a mangiare e cosa vogliamo mangiare. Aiutiamo i nostri bimbi a mangiare e ad avere anche del gusto. La lasagna è stata tolta, non si sa perché, non sarà più del porco. Sì, che ci tritavano dentro i pedi e la punta del bovino. Eh? Ci tritavano dentro i pedi e la punta del bovino. Solo non è prevista da contratto. La carne vaccinata non è prevista. La mi sembra che abbia fatto e il fornitore è stato mantenuto. Ha fatto vedere che sta cambiando il sistema di acquisto di preferenza dei prodotti. Perché eliminare un piatto così gustoso, fammi finire, un piatto gustoso, ricco, identitario, si è parlato di identità, mi sembra che la lasagna sia un piatto abbastanza anche sostanziale, e perché no, nutriente, e anche buono. Cioè, attenzione a non uscire troppo dal seminario, perché sennò la roba rimane in cucina, non va, non la mangiano poco. E vi dico veramente, sinceramente, nella scuola Santo Pertini, glielo dico anche, di via Thomas Mann, io sono un portavoce di alcune famiglie che mi hanno detto va benissimo, per esempio la frutta, molto bella, i pezzettini di frutta dati a merenda, li mangio anch'io, i pomodorini ciliegi, per carità, tutto bene, però attenzione a non dimenticare che tutte queste cose sono i bimbi che devono mangiare, non siamo noi che mangiamo, quindi andiamo cauti nelle evoluzioni e manteniamo un attimino anche il piacere del gusto, perché è vero che devono essere sani, ma un bimbo deve anche mangiare e deve apprezzare il cibo che mangia. L'olio, per esempio, è un dei più grandi, e mi diceva mio bambino, comunque quelli della classe di figlio, che c'è poco condimento nella pasta. Il condimento è vero che è un grasso, però si possono usare degli oli più leggeri, comunque dei sughi. I bimbi mangiano poca pasta, poi la pasta con il cavolfiore mischiata lì. Ci sono dei cibi associati che possono essere buoni, nutrienti, gustosi, ma vanno forse aiutati, insomma, i bimbi hanno bisogno di capire i gusti, di conoscerli. Quindi non è un caso una nuova gestione. Sì,
però attenzione ad ascoltare troppe mamme capricciose, troppe persone che fanno le loro scelte con degli altri, cioè i figli devono mangiare, nutrirsi, stare bene e uscire, andare a casa anche contenti, perché quando uno mangia qualcosa che non è buono, o lo mangia con forza, magari influisce anche sul suo stomaco. E se uno si siede a tavola e mangia qualcosa che gli piace, e gli fa anche bene, ma attenzione, non deve fare solo bene, deve anche piacere. Quindi cerchiamo di fare una fusione tra il far bene e il gusto, quindi la salute e il gusto. Possiamo farlo, credo di sì, ci sono grandi cuochi, ci sono competenze, ecco, non perdiamoci tanto, facciamo mangiare i figli per stare bene. Non mi chiudere perché non ha fatto con nessuno, non ho finito. Sì, per parlare così. Un'altra cosa, non ho visto nelle vostre slide la voce morosità, forse non è magari il tavolo, però leggevo degli articoli, questo è un problema poi di tutte le aziende di ristorazione municipale, la morosità dei pagamenti, che è molto alta, a Milano tutte le città di media grandezza sta aumentando in maniera vistosa. Volevo sapere qual era la vostra ricetta per far rientrare i morosi o per verificare le quote zero che sono sempre in aumento, perché come si sa le autocertificazioni vanno di manetta, e perché probabilmente anche qui ci sono dei costi, ci sono dei numeri anche da far vedere, far conoscere alle persone, perché c'è gente che paga che sta in regola, c'è gente che fa il furbo e non è giusto, e quindi chi è veramente bisognoso va bene, ma chi non lo è magari è il caso di darsi da fare per far sì che chi non paga per furbizia lo debba fare. Io ho terminato e la ringrazio molto. Restano la cittadina per legge e il consigliere della terza. Dobbiamo dare modo anche di rispondere, ma solo per quello. Buonasera, io sono stata in commissione messa parecchi anni, adesso non lo sono più, continuo a occuparmi comunque di interesse al tema dell'alimentazione e della sostenibilità in generale. Vedendo questa presentazione, l'impressione che ho avuto è che avrei preferito vedere meno slide, meno pagine dedicate a cosa abbiamo fatto e cosa faremo, perché ho sentito come un eccesso di, non so, come dire, lavoro di marketing per indicare delle cose che è impossibile realizzare, poter riuscire a realizzare tutte e tutte insieme. Quindi sembra quasi un porsi degli obiettivi, sì, porsi degli obiettivi quasi oltre le proprie possibilità, e invece magari focalizzarsi su alcuni progetti, su alcuni punti, perché magari sono o più facilmente realizzabili, come la frutta a metà mattina, lì esistono dei progetti, ci sono dei progetti che avevano già dato dei risultati, in parte finanziati da Milano Ristorazione, Milano Ristorazione poi non li ha più finanziati, il progetto è già lì, presente in alcune scuole, funziona perché i genitori si autotassano per mantenerlo, va solo rivisto, riguardato, è applicabile, proviamo. In tutte le scuole è impossibile perché per la gestione delle scuole, le risorse, il dirigente non si riesce, dove si può però farlo. Quindi ci sono dei progetti che è semplice, le risorse economiche ci possono essere perché sono minimali, le risorse umane pure. Quindi ho sentito veramente un eccesso di... invece avrei preferito più una scelta, una selezione, facciamo almeno queste cose, però forse quelle ce la faremo. Una considerazione. Seconda considerazione, tutto quello che ci è stato presentato, quindi quello che abbiamo fatto fino adesso, sembra l'abbiamo fatto in più, invece va a colmare un gap di 10 anni in cui delle cose non venivano fatte, quindi ci stiamo avvicinando al livello minimo di soglia di sopravvivenza. Perché fino al 2010 le gare su tutti i prodotti, tutti gli anni, erano fatte al prezzo più basso. Quindi voleva dire che se dalla Cina
quel prodotto costava 10 centesimi in meno, arrivava da là, dall'Australia, dovunque nel mondo, voi vedevate le tabelle, vedevate, quando riuscivamo a vederle con l'accesso agli atti, perché noi sul sito non vedevamo niente, nei prodotti, nei fornitori, nella provenienza, nel... niente. I bandi non erano pubblicati, quindi adesso ci stiamo avvicinando alla normalità e quindi io certo gliene sono grata, però non è che è una cosa in più, è ci stiamo avvicinando al minimo che quello che doveva già essere da anni. Per quanto riguarda i bandi, va bene, lei parla del 40-60, veramente Regione Lombardia dà indicazioni dal 2000 che il rapporto dovrebbe essere 70 qualità, 30 prezzo. Appunto, fino all'anno scorso era solo prezzo. Il bando di luglio, che lei non ha citato e che secondo me è strategico e va in contraddizione con tutto quello che in parte ci ha detto adesso, nel senso che a luglio, in un vuoto di potere per cui non si capisce se l'ha firmato, se è stato firmato dalla dirigenza precedente o quella nuova, però qualcuno l'ha firmato, sono 10 milioni di euro, tutta l'ortofrutta per 3 anni. Capite allora che 2 anni di riso, 1 anno di zafferano o 2, quello che è, anche lì 300.000 euro di zafferano, forse 300.000 euro si poteva anche spendere meglio, però vabbè. E ecco, quindi è come se andassimo a fare il decorino e intanto abbiamo la montagna. Allora io, come già ne avevamo parlato nelle altre audizioni, sarei andata a rivedere quel bando bloccandolo, perché urla vendetta, perché allora il discorso del cibo gustoso e buono, cucinato bene, e poi apriamo il capitolo di cucinare delle cucine che non fanno le cucine, dei cuochi che poveretti non cucinano, sì, quello che arriva nel piatto parte dalla materia prima. Se tutta l'ortofrutta arriva congelata, capisce bene che il cavolfiore sa di plastica, che è la maggior parte surgelata. Quindi tutti quei bei parametri che lei ci ha detto, e sono felice che non mi risponde più il suo dirigente Danna, che il ministero, che il decreto del ministero che lei ha citato è solo un suggerimento e noi non ci badiamo, perché come lei in maniera intelligente o i suoi consiglieri avranno intuito, è la direzione di tutto il mondo, quindi voi considerando sempre un suggerimento e non un qualcosa in cui tutto il mondo va, per cui ci sono dei criteri minimi di sostenibilità e viene definito, e lei non ha citato il punto che lì viene detto che entro dicembre 2011 il 50% dei prodotti ortofrutta e anche pesce dovevano essere biologici, le quote che erano stabilite, l'ortofrutta per esempio era il 40%, nella refezione scolastica il 40% deve essere biologico. Il termine primo era dicembre 2011, tu amministrazione, tu ristorazione devi adeguarti, ecco, queste e altre considerazioni. Per concludere, quindi io non vorrei ci fosse tanto contorno, ma non vedo, avendo vissuto l'esperienza, un'incisività nella concretezza, in primis le persone che lei ha ancora mantenuto nel suo staff, che sono responsabili di quei 10 anni, di cui vi ho fatto una brevissima sintesi, ma ci sarebbe serate e serate, non è possibile che siano conciliabili con un'azienda nuova, perché proprio la cosa stride, non è credibile, almeno dal mio punto di vista. Grazie. Grazie, scusate. Consigliere la terza. Sì, una... Sente? Una domanda brevissima riguarda le allergie, se ci sono stati dei cambiamenti ultimamente quindi nei confronti appunto dei bimbi che hanno patologie che riguardano l'allergia rispetto diciamo alla conduzione precedente. Grazie. Diamo la parola per alcune repliche, immagino le domande sono tantissime, poi ci sarà evidentemente un secondo incontro per quello che non si riuscirà diciamo, stasera.
Prego. Prego. Allora, sulle allergie, vabbè, noi abbiamo delle diete, allora rispondo anche altre domande, abbiamo 19, gestiamo 19 tipologie di diete sanitarie, sono circa 3.700 di diete sanitarie che tutti i giorni produciamo, 5.500 sono quelle di ordine medico religioso di cui ho detto prima dottoressa. Sulle allergie noi appunto adesso in questi due mesi di tutto lavoro sul tavolo tecnico delle diete avremo anche un allergologo che è il professor Ortolani, con il quale c'era già stato in precedenza una collaborazione con Milano Ristorazione, e quindi cercheremo di utilizzare le migliori competenze per poter insomma, migliorare le cosiddette diete sanitarie e anche le diete etico-religiose. E in termini sia di qualità dell'offerta, per la qualità dell'offerta, che di gastronomia. Signora Pompeggi, allora che dire? A voi sembrerà poco, ma più che lavorare 12-14 ore al giorno, come stiamo facendo quasi tutti, non possiamo fare. Sminuire così il lavoro degli altri lo ritengo veramente offensivo, ma la perdono, perché sicuramente non facendo il nostro mestiere lei non può capire cioè, l'impegno e soprattutto la situazione che noi abbiamo trovato. È vero che lei dice non stiamo facendo niente di più di quello che già altri fanno, ma però gli altri lo stanno facendo da 20 anni. Quindi noi abbiamo trovato una situazione di calma piatta a livello lavorativo. Ma i responsabili di quella situazione lei ce li ha ancora negli uffici. Quindi pensare che in mesi, perché poi infatti mesi veri produttivi sono stati da gennaio ad oggi, anzi da febbraio ad oggi, dove oltretutto abbiamo dovuto fare tutto, io ho dovuto fare personalmente il presidente e il direttore generale. Con uno staff di dirigenti che devo dire sono stati sempre abituati a lavorare in un certo modo, dove gli veniva chiesto poco e dove diciamo, comunque sono i dirigenti che pur nella loro autonomia essendo dirigenti hanno fatto come tutti i dirigenti hanno applicato le linee strategiche aziendali, giusto? Questo è il compito diciamo, di un dirigente. Quindi se al dirigente non gli viene chiesto di prorogare i contratti, cioè il dirigente fa, sta nelle strategie, va bene così, quello che va bene per l'azienda che era prima nella ristorazione andava bene anche per gli altri. Certo è che tutti sanno da noi, adesso abbiamo anche un nuovo direttore generale con il quale siamo assolutamente in linea, o con noi o contro di noi, nel senso o mi segui o se no possiamo anche trovare una libero di andare, insomma comunque anche noi dobbiamo poter lavorare e stiamo lavorando, ci credo, veramente tanto, perché c'è tanto da fare, però per fare le cose ci vuole sempre il suo tempo e direi che quello che abbiamo fatto quest'anno è stato veramente una corsa contro il tempo per poter fare delle cose che potessero quantomeno, intanto appunto già sui temi della trasparenza e dell'etica d'impresa era il primo nostro vero tassello, abbiamo rivisto l'organizzazione aziendale sempre con ritardo, perché insomma il direttore generale che c'era prima non mi ha seguito su questo, per me era la prima cosa a vedere l'organizzazione aziendale. Modello organizzativo, quando parliamo di modello organizzativo 2-3-1, che sì, è assolutamente importante, non era allo stato attuale la priorità, ma sicuramente l'anno prossimo lavoreremo su questo. Modello organizzativo vuol dire, mi riferisco al suo intervento, il modello organizzativo secondo il decreto risolutivo 2-3-1 è codificare, rendere documentale quelle che sono tutte le procedure aziendali
per tutti i livelli dell'organizzazione. L'organismo di vigilanza è un organismo di cui si dota l'azienda nominando e pagando appunto gli appartenenti all'organismo di vigilanza, che dovrà appunto, come dice noi, vigilare sull'applicazione del modello organizzativo che si vuole dare la propria azienda. Quindi l'organismo di vigilanza vigila sulla effettiva applicazione, nonché sulla copertura di tutti quelli che vengono definiti reati, cioè reati di diritto amministrativo, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa dell'impresa. Poi, torno a dire, si fa quello che si può, nella sostenibilità, ci sta anche la sostenibilità economica, mi spiace continuare a dire, ma purtroppo il tema è sempre questo. Cioè lo è per il comune e lo è anche per noi le società partecipate. Cioè senza soldi appunto non si canta messa. Noi stiamo facendo quello che possiamo. Ho fatto una spending review molto, come vi dicevo, molto importante, ho recuperato risorse che ero sicura che ci sarebbero state in una situazione guardando da di fuori i bilanci. E quindi questa analisi dei costi, questa valutazione che abbiamo potuto fare, mi ha portato a recuperare per l'anno prossimo 1 milione di euro, che non è poco. Quest'anno questo recupero varrà circa 400.000 euro, però come sapete la reintroduzione, il ripristino delle condizioni contrattuali sulle quali sono assolutamente d'accordo ovviamente, comporta dei maggiori costi di circa 2 milioni. Per cui questa, diciamo, questa sentenza, diciamo, a nostro favore che riguarda i Torbianchi è stata accolta, ovviamente potete immaginare, oggi con grande entusiasmo, perché se rientreranno e quando rientreranno nelle casse di una ristorazione saranno benedette, perché saranno una bella boccata d'ossigeno. Tornando ai vari regolamenti, faccio sempre presente quando parliamo di regolamenti, cioè della regione Lombardia, il famoso 70-30, l'ho già detto in altre occasioni, come i criteri minimi ambientali e i decreti ministeriali sono sempre e solo linee di indirizzo e quindi non hanno validità di cogenza. Vuol dire che sono linee di indirizzo, quindi si dice anche la pubblica amministrazione, la società partecipata, tutti gli enti pubblici, lavorate in questo senso, indirizzatevi verso questo senso. Ma come in tutti i progetti si parte da un programma, quindi prevede sempre delle attività di miglioramento via via in corso. Sfido a trovare un comune in Lombardia che abbia applicato il 70-30, a me non risulta. Soprattutto nei tempi passati, soprattutto in questo periodo dove si parla molto di qualità, ma se non c'è la sostenibilità economica non si può fare di più di quello che si sta facendo. Questo per inquadrare l'argomento. I progetti, le cose che abbiamo fatto e le cose che faremo, che abbiamo in corso, capisco che lei possa valutare tanta roba. Sì, è tanta roba, noi siamo impegnati su una serie di cose che riusciamo a portare avanti. Le dirò di più che d'ora in avanti invece selezioneremo i progetti legati o non legati all'Expo, perché ovviamente tutto non possiamo seguire. Il progetto Bioregione mi sembra un ottimo progetto. Il progetto di cooperazione internazionale con Brasile è un progetto che chiama anche Milano Ristorazione, non è un nostro progetto. È un progetto che ha chiesto nella ristorazione a partecipare sostanzialmente e forza lavoro di una settimana per andare in Brasile a sostenere la ristorazione scolastica in Brasile, che non ha dei grandi requisiti di qualità, nel senso, quindi è una sorta di scambio di professionalità, di competenze, di risorse che di là ristorazione dovrebbe dire in gestione di un altro paese. È una collaborazione, è un progetto di collaborazione. Perché l'esperienza è tutto forte in casa, perché non possiamo dare parte delle iniziative. Da loro ci viene pagato tutto, noi mettiamo a disposizione una persona che andrà lì una settimana, quindi di fatto.
fatto che non ha fatto il lavoro in questo senso previamo di una settimana anche noi ci siamo di un punto di inviare una installazione che presumo sia una persona qualificata se è sentito la gente di Brasile grazie stiamo studiando dei modelli di riscossione diretta da parte delle famiglie a consumo e quindi su questo ovviamente dovremo parlarne col comune, abbiamo due progetti da proporre. Poi mi sento di dire che l'olio è olio, diciamo che è un olio più olio, olio sempre col valore calorico e condiscono tutto in modo uguale, non c'è quello che condisce di più e quello che condisce di meno. Olio, che olio. Le lasagne, questa è quella più saporita, però meno saporita, però l'olio extravergine di oliva è quello che noi utilizziamo, ha l'acidità dell'olio extravergine di oliva prevista di legge, anche un pochino meno. Quindi per quanto riguarda le lasagne, c'è stato questo tema, io non c'ho ancora delle lasagne col pelo. Perché non le abbiamo introdotte? Perché stiamo cercando di farle noi nel nostro centro cottura di San Martino. Forse saprete, comunque il centro cottura di San Martino ha questa linea di pompaggio che ancora non funziona, per il quale siamo in contenzioso con i produttori. Siamo alla terza ipotesi, se entro luglio non funziona andremo sicuramente in casa. Poi faremo almeno delle lasagne. No, i gusti, il problema dei gusti, del piacere del cibo. Sono d'accordo con lei, tant'è che abbiamo fatto un convegno a fine marzo, la mia posizione è proprio quella di conciliare il gusto del bambino con quelle che sono le esperienze nutrizionali che sono quelle riconosciute a livello nazionale. Sicuramente noi dobbiamo lavorare per far consumare il cibo al bambino e farlo stare bene, rispettando ovviamente le regole. Lei mi ha detto non avete portato i risultati dell'ANSI, se lei guarda il nostro sito abbiamo pubblicato proprio i risultati che abbiamo parzialmente presentato al convegno
e che poi abbiamo chiuso con l'ultima settimana di rilevazione, che era quella nella quale appunto abbiamo partecipato al convegno, insomma, abbiamo il risultato completo delle quattro settimane e quello diciamo è dato assolutamente oggettivo. Non parliamo di rivoluzione, perché di fatto una rivoluzione non c'è stata, non ci sarà, perché ovviamente possono inventarsi grossi temi. I temi della ristorazione scolastica sono conosciuti da tempo, i riferimenti scientifici sui quali lavorare ci sono, non vogliamo inventarci assolutamente nulla. Santo liquido, sul dato 1.840.000, perdoni, ci sentiamo, non mi ricordo francamente qual era questo numero riferito al servizio di pubblica elettrica di Cervitellaggio. Sono d'accordo con lei, ma dovremmo fare ristorazione, punto. Però comunque ci ha dato anche questo servizio, quindi per ora ce lo teniamo. E per Argentina, dopo, per questo contratto che l'ho sottoposta, non ne posso più. Però mi sono impegnata e le dirò. Ho acquisito adesso il bando di gara alle offerte delle due aziende, perché di magari si è trattata, non in vuoto di potere, mi passo di capire, perché la gara è stata giudicata a fine luglio e come sapete a fine luglio c'era ancora il precedente CDA, quindi non sono i nuovi dirigenti. E per Argentina devo verificare comunque su questo che posso dire, con nuovo anno scolastico, anche se no, per Argentina glielo chiederemo di non darcelo. Il contrario, adesso questo veramente sono tante le cose che dobbiamo fare, non era proprio la priorità questa, però ho acquisito adesso tutta la documentazione, compreso un preto CD, la guarderò bene. E se c'è margine? Su quel 20% lo possiamo già fare, lo stiamo facendo, adesso appunto definiremo il Conacol Diretti, la fornitura delle arance dal Conacol Diretti e poi vedremo cos'altro potremo sganciare. Latte fresco, mi pare che... sicuramente immagino il tema sia della conservabilità del latte fresco nel refettorio dove non abbiamo grafico liberi. Carne no, il venerdì mi pare che nel menù precedente, quello invernale, c'era il venerdì lo scalettino in fare con la polenta e che però è un'occasione della pausa. È stato spostato il giovedì. Sulle diete vi ho già detto, ecco, comunque per tranquillizzare la signora, certo che non ho parlato di bisogni igienici o di bisogni nutrizionali, perché siamo obbligati, cioè è un prerequisito per noi. Noi i nostri menu vengono valutati dalla ASL in termini di conformità ai canoni nutrizionali, diciamo alle linee guida nazionali del Ministero, nonché a quelle dell'Istituto Nazionale dell'Ira, insomma. E quindi sulla base di quelle vengono valutate. Sono in evoluzione sì, tant'è che quelle che sono state pubblicate dal Ministero sono verso un contenimento del caloico e di proteine. E, rispetto ad esempio a quelle della regione Lombardia che sono un po' più attuate, quindi già questa operazione è stata fatta. E poi, rispetto alla filosofia aziendale di arrivare a tutti, ci piacerebbe che può essere così, tant'è che la stessa regione Lombardia ritiene totalmente accettato un pasto dove il cibo può essere rifiutato fino al 25%, proprio perché quello che c'è quella soglia minima non si può accontentare. Vuol dire che questo 25% è che ha delle esigenze particolari, quindi quando avremo anche al convegno, se
sarebbe bellissimo poter arrivare già al 75% di accettabilità con una buona percentuale, vorrebbe dire che stiamo facendo un'ottima servizio. Che chiaro, questa è la nostra tenda, però insomma è un po' ambizioso e per tanti motivi forse non riusciremo a raggiungere. Sì, cioè noi abbiamo lavorato molto appunto per recuperare anche questa cattiva situazione che aveva Milano Ristorazione in termini di offerta alimentare. Certo, è comunque che la cucina di una refezione scolastica non è la cucina di casa con tutti i vincoli che può avere. Per alcune cose sì, può essere anche, dire, non so, anche a proposito del centro cultura di San Martino, un centro cultura che a Mantova era 14 milioni, e poi è stato aggiudicato a 15 rotti e alla fine consegnato 27. Una spesa esagerata, però il discorso è che il centro cultura di San Martino è un ottimo centro, un bello che c'è in Europa, potrebbe essere un vantaggio della città di Milano se diciamo se volessimo capire diciamo, la filosofia, la tecnologia, non è vero che in un grande centro cultura non ci può essere un buon prodotto, anche perché le tecnologie ci sono, diciamo, i cuochi bravi ci sono, lì sono stati messi i migliori centri cuochi, sono delle buone persone a lavorarci. Quindi il discorso è questo, centro ce l'abbiamo, o lo utilizziamo meglio e può produrre bene, oppure da pensare a una dismissione a qualche cosa su una specie, insomma, il valore dell'immobile c'è un centro, cioè dobbiamo portare via una risorsa. Poi i progetti di quello che abbiamo già detto, in questo era stata una specifica richiesta delle commissioni mensa, che devo dire che ho già trovato l'inna quando sono arrivata, ma c'era una specie di richiesta di commissioni mensa, cioè di creazione del dottor Perrino, per il quale il suo prodotto, in quanto contiene diversi distretti, si è ritenuto che non è un prodotto adatto ai bambini e quindi l'abbiamo possiamo fare l'attenzione che voi avete richiesto di fatto è anche la nostra attenzione, anche l'attenzione che ho chiesto alle commissioni mensa, attenzione che intanto il mio personale pensiero, ma direi come diverse altre persone più diciamo con conoscenze sicuramente pertinenti alla petizione, ritengono che non ci sia un elemento che in assoluto faccia male e quindi debba essere assolutamente eliminato dall'alimentazione di un bambino. È sempre un problema ovviamente di scegliere la migliore qualità del prodotto e di quantità. Ovviamente certo noi dobbiamo stare in un ambito per il quale dobbiamo offrire a un bambino un modello alimentare che possa essere anche replicato in famiglia e quindi sicuramente dobbiamo attaccare l'offerta alimentare, un percorso di informazione ma anche alle famiglie e anche di, come dicevo prima, è anche di responsabilità al consumo per il quale e quindi insomma per quale sono bambini senza agire in maniera coercitiva però devono essere invitati a consumare tutto quello che c'è nel piatto e noi da parte nostra ci impegniamo a farlo buono, insomma c'è la sfida deve essere questa, buona qualità dei prodotti, noi ci impegniamo a farlo buono, lavoriamo tutti insieme che i bambini non deducano sempre di più al minimo gli scarti e diciamo che quello che avanzano nel piatto. Cos'altro? I consulenti, no, ecco le nomine. Allora, codice degli appalti, per quanto riguarda i mezzi esterni che vengono a far parte delle commissioni di gara con competenze tecniche, il codice degli appalti non li considera dei consulenti, per cui devo fare un bando per recuperare quel consulente. Noi ci siamo dati come regola o di rivolgerci all'università, abbiamo comunque una convenzione con il CIRA per il quale per le diverse gare, ad esempio per la Farina,
abbiamo chiesto la partecipazione all'università della professoressa Pagani, che è un docente di prodotti cereali e quindi dove ci sono le risorse universitarie attingiamo alle risorse universitarie, dove non ci sono attingiamo diciamo alla, al nostro altro fornitore, comunque siete professionisti, perché al nostro altro fornitore poi si possono iscrivere tutti e per i quali sarà assicurata ovviamente una notazione, insomma sono sempre le stesse persone. Poi, le caratteristiche sono il riferimento alla, e la professionalità, la competenza riferita a, alla tipologia di gara. Per la gara degli oli chiediamo, andiamo a chiedere la partecipazione del professore della stazione di oli grassi, per le farine, la docente di cereali. Abbiamo fatto la gara sulla logistica per assegnare il nuovo magazzino centrale, abbiamo chiesto il professor Guidetti della facoltà di agraria. Si sa che quel professore parte con la materia di logistica. Si prende in considerazione il portato? No, con preferenza, se lei va, c'è proprio un preciso articolo del codice del patto che parla e dice anche proprio che è opportuno che nelle commissioni di gara ci oltre ai membri interni ci siano dei membri esterni competenti per la materia, lì dove vediamo ci sono anche sufficienze e competenze interne per poter valutare delle offerte tecniche. E poi c'è anche il tema di opportunità che vede che chi fa il capitolato e quindi definisce il profilo tecnico di un prodotto, e poi lo va a controllare successivamente, non sia lo stesso che sta in commissione. Allora, noi dobbiamo prima da dotarci di un modello organizzativo, poi nomineremo l'organismo di vigilanza. Mi sono parecchio impegnata negli scorsi anni, considerato quello che è successo in altre zone del paese dove ci sono state negli anni scorsi decisioni di lasciare a digiuno i bambini che non pagavano la retta. Allora, il Comune di Milano negli anni precedenti affidava l'incarico di controllare l'effettivo pagamento della retta a una segretaria comunale. Una sola segretaria comunale per zona era in grado di controllare che tutti i bambini pagassero la retta. I miei figli all'inizio hanno iniziato con il tagliandino mensile che si acquistava dal cartolario per poi passare al bollettino postale, al MID e a tutte le vie possibili e immaginabili. Il sistema ha funzionato finché il comune si è appoggiato alla segretaria comunale. Poi, negli anni, credo 2004, è passato, cioè è stato riconosciuto una spesa di qualche centesimo di euro per pasto alla Milano Ristorazione e si è passato la riscossione sotto la Milano Ristorazione e lì è iniziato il caos. Attualmente noi, nel senso che poi questo sistema per funzionare avrebbe avuto bisogno chi controllava che effettivamente le regole fossero state pagate e che non si arrivasse a dei debiti di decenni. Attualmente, cioè al momento del cambio di amministrazione, non si sapeva quantificare la cifra delle rette non pagate, chi diceva 5, chi diceva 7, chi diceva 9 milioni di euro su rette non pagate. Attualmente ci sono solo 7.500 bambini che ogni mese hanno diritto al pasto gratuito, 7.500 bambini che hanno diritto alla gratuità a Milano, poi ci sono, c'è una fascia di bambini che paga una quota di mezza, c'è un problema grosso che deriva dal fatto dei bambini irregolari che
automaticamente regolari come posizione, non so, che risultano residenti perché non hanno domicilio o che ci sono situazioni di questo genere, che dovrebbero pagare la quota massima, il che rende impossibile che questi bambini, che le famiglie di questi bambini paghino la quota. Quindi ci sarebbe da fare, in questo caso non con la Milano Ristorazione, bensì con il Comune, un ragionamento generale decidendo se la Milano Ristorazione è in grado di effettuare la riscossione, perché se non è in grado di effettuare la riscossione, allora sarebbe bene che